C'è una startup che studia misure alternative per ridurre l'impatto delle polveri sottili. Sentiamo l'inviato Marco Cosenza. Noi oggi possiamo decidere cosa mangiare, cosa bere, ma non possiamo decidere cosa respirare. Noi respiriamo passivamente tutto quello che ci passa sotto il naso. Forse non possiamo scegliere cosa respirare, ma grazie all'idea di una startup biotecnologica possiamo trasformare dei particolari batteri in una sorta di stomaco naturale che digerisce l'inquinamento e restituisce ossigeno ad aree urbane sempre più in affanno. Questi sistemi sono come un detox per la città, sono un concentrato di foresta, catturano, digeriscono e fanno quello che la natura fa naturalmente, ma in maniera molto più potente e concentrata. Bastano acqua, batteri e una presa elettrica perché dal cilindro, come per magia, esca aria pulita, mentre all'interno del bioreattore restano le polveri sottili, eppure palpabili, che avvolgono gli ambienti in cui viviamo, non solo all'aperto. Il dispositivo oggi può essere utilizzato ovunque, viene utilizzato negli ospedali, nelle sale operatorie o nei laboratori analisi, oppure nelle industrie, quindi le industrie del rifiuto, le fabbriche dell'automotive, insomma ci sono diverse applicazioni. Il purificatore piccolo è alto meno di un metro, ma il suo impatto equivale a quello di 276 querce. La versione grande rende come 6.000 alberi e assorbe fino a 71 kg di contaminanti al giorno. La speranza dei suoi creatori è di far leva sulla consapevolezza dei singoli per raggiungere la collettività. Ci serve che la gente ne parli, che la gente dica io voglio questa soluzione, mi piace. E a questo punto le aziende e le pubbliche amministrazioni penseranno, ma se c'è una domanda, forse dovremmo considerare questa offerta.